Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio parlarvi di due prodotti EcoFlow. Già vi ho parlato di questo marchio, ma questa volta ho qualcosa davvero di interessantissimo, perché si tratta di due power station più piccole del solito, anche se le scatole sono grandi perché comunque devono proteggere il prodotto. In realtà all'interno abbiamo una power station e una extra battery che ci permette di raddoppiare il kilowatt. Questa a 1000, con questa arriviamo a 2000, basta collegarli tramite una presa laterale, ma si può anche triplicare, si può portare a 3 kilowatt. Sapete cosa significa avere 3 kilowatt a disposizione? Sia in corrente continua che in corrente alternata, e la corrente alternata è con onda sinusoidale pura, quindi possiamo riuscire ad alimentare tutti i dispositivi, anche più delicati. Significa che abbiamo 3000 watt, quindi riusciamo ad alimentare praticamente tutto. Si possono ricaricare sia con la corrente di casa in soli 50 minuti fino all'80% e in soli 80 minuti fino al 100%, ovviamente con batteria zero. Se la stiamo utilizzando arriviamo a una bassa percentuale, non so, il 30-40%, ovviamente impiegherà meno tempo a ricaricarsi e ci dà la possibilità di alimentare tutto quello che vogliamo nel caso in cui abbiamo una baita, abbiamo un camper, vogliamo viaggiare portandoci qualcosa che comunque sia piccolo, perché guardate che differenza con i modelli che vi ho fatto vedere prima. Questa è molto più piccola, molto più leggera, mi pare che pesi 10 o 12 kg, 1000 watt, quindi 1 kilowatt. E abbiamo la possibilità anche di controllarla tramite applicazione, di estenderla se ne abbiamo bisogno, altrimenti possiamo comprare solo quella di sopra. E alimentandola con i pannelli solari, ragazzi, non si paga. Riusciamo a ricaricarla in 3 ore con un pannello solare, riusciamo a trasportare l'energia ovunque, ma nel caso in cui appunto sia una casetta dove non abbiamo alcun tipo di contratto, possiamo riuscire a utilizzare tutti quei dispositivi che non assorbano tantissimo, perché 1000 watt eventualmente ovviamente non ci permette di alimentare per un'intera giornata un'abitazione. Però nel caso in cui sia un luogo dove andiamo raramente, abbiamo bisogno comunque della corrente, in quel caso riusciamo ad averla. Adesso vi faccio vedere le caratteristiche, vediamo quello che viene dato in dotazione, come si fanno i vari collegamenti, quello che ci presenta il display e i vari tastini. Quindi iniziamo. Innanzitutto partiamo con una bella inquadratura alla parte frontale, dove troviamo i display e un tastino sulla parte bassa. Ovviamente sulla power station avremo anche le uscite per la corrente continua nella parte frontale e avremo quelle per la corrente alternata nella parte posteriore. Il display ci mostra le ore rimanenti, da questa parte abbiamo la percentuale di ricarica, da quest'altra parte invece avremo, nel caso in cui fosse sotto carica, l'input, quindi quanti watt abbiamo in ingresso, da questa parte quanti watt abbiamo in uscita. Ovviamente in base a quello che stiamo utilizzando appariranno anche le icone che ci dimostrano ciò che è collegato. Abbiamo le impugnature laterali per poterle sollevare, quindi è possibile trasportarle agevolmente, pesano pochissimo, quindi si possono sollevare tranquillamente anche con una mano. Guardiamo anche la parte posteriore, da questa parte innanzitutto ci sono le porte per poter collegare due dispositivi e nella parte posteriore abbiamo l'ingresso per la stessa alimentazione della power station, quindi possiamo ricaricarla con i pannelli solari, possiamo ricaricarla tramite l'alimentazione elettrica. Questa invece è una sorta di salvavita, quindi nel caso in cui dovesse andare storto qualcosa basterà premerlo nuovamente e si potrà riattivare. Queste sono le prese sciuco, 4 prese. Da questa parte invece abbiamo l'uscita 12 volt con la presa tipo accendi sigari. Ogni volta che vogliamo abilitare una di queste sezioni basterà premere il tastino, in questo caso abbiamo attivato la 12 volt. Da quest'altra parte invece attiveremo le prese sciuco. Stessa cosa per quanto riguarda l'uscita di queste prese USB. Abbiamo delle prese USB standard, prese fast charge e poi delle prese USB tipo C, massimo 100 watt entrambe. Ovviamente all'interno della confezione troviamo anche questa scatolina. Si trova all'interno della confezione della power station e non dell'extra battery. All'interno troviamo i cavi per poterla alimentare, quindi presa asciugo che va collegata poi nella porta che vi ho fatto vedere poco fa, una presa tipo accendisigari e poi una presa jack per l'alimentazione 12 volt. E il cavo per l'alimentazione accendisigari ha da questa parte appunto il collegamento per poter essere inserito nell'accendisigari dell'automobile oppure del camper, e da questa parte invece abbiamo l'uscita con la stessa forma di quella dei pannelli solari. Diamo un'occhiata rapida anche al sito internet della EcoFlow, andiamo verso giù, guardiamo anche il prezzo, costa 1199 euro. Scorrendo abbiamo qualche altra informazione sia sotto forma testuale che fotografica, quindi possibilità di espandere fino a 3 kW, da 1 a 3 kW. Riesce ad alimentare il 90% degli apparecchi di utilizzo comune, controllo tramite applicazione per smartphone con wifi oppure con bluetooth, ricarica in 3 o 6 ore in base al tipo di pannello che si utilizza, diversi tipi di protezione e poi la ricarica all'80% come vi dicevo poco fa, che si può ottenere in 50 minuti. E la batteria in questo caso avrà una durata molto più elevata rispetto a prima, perché ha le batterie litio ferro fosfato. Queste batterie ci permetteranno di avere ben 3000 cicli di ricarica. Considerate che dopo questi 3000 cicli di ricarica la batteria non smetterà di funzionare, ma semplicemente avrà l'80% delle prestazioni, quindi si potrà utilizzare tranquillamente. Ci sono diversi esempi di utilizzo, poi in questo caso ci fanno vedere. Utilizzando una batteria supplementare Delta Max anziché la Delta 2 potremo arrivare a ben 3 kW, ragazzi, tantissimi. Qua abbiamo alcuni riferimenti con le durate.
usata in base a ciò che alimenteremo. Ricaricando un telefonino che assorba 11 watt, per esempio, possiamo farlo per ben 89 volte. Un computer portatile da 60 watt, ben 16 volte. Una lampadina da 10 watt, 31 volte, e così via. Ci sono diversi esempi, quindi il frigorifero per auto, per esempio, da 60 watt può essere alimentato da 16 fino a 32 ore. Una TV, per esempio, da 110 watt, 8 ore. Insomma, diversi tipi di esempi. Un frigorifero da casa, per esempio, in tantissimi mi chiedono in caso di blackout. Come vedete, con 120 watt, considerando che il frigorifero quando non viene aperto in continuazione comunque consuma molto meno, abbiamo da 7 a 14 ore. E poi altri esempi per quanto riguarda macchine da caffè, eccetera. Per uso domestico, quindi per ricaricare diversi dispositivi, per alimentare alcuni elettrodomestici, eccetera, va più che bene, ma anche in uso extra domestico. Quindi se siamo in viaggio o semplicemente vogliamo utilizzarlo fuori casa per altre necessità, abbiamo la possibilità di sfruttarlo in diversi modi. Tra l'altro, ricaricandolo con i pannelli solari, oltre a risparmiare denaro, perché ovviamente la ricarica con i pannelli solari non si paga, salveremo anche il pianeta, perché è una ricarica ecologica. In quel caso non avremo alcun tipo di impatto ambientale, se non ovviamente quello per la produzione degli stessi pannelli, eccetera. E poi ovviamente la comodità di controllare il tutto tramite applicazione. E qua in fondo un'altra informazione da non sottovalutare: questi dispositivi hanno una garanzia di ben 5 anni, ma adesso guardiamoli un po' meglio. Proviamo quindi a collegare e ad alimentare alcuni dispositivi, sia in corrente continua che in corrente alternata. Per fare questa prova non utilizzerò però la batteria extra, perché in quel caso chi vuole comprare solo questa dirà: beh, tu hai fatto la prova con la batteria supplementare, se io compro solo questo riesco ad utilizzarla? Sì, anche perché ragazzi, questo tipo, soprattutto di queste dimensioni, facilissimo da trasportare perché è davvero leggera, 10-12 kg si portano con molta facilità, possono essere utili per tutte quelle persone che svolgono un'attività ambulante, per esempio, oppure chi espone e ha bisogno semplicemente di alimentare la cassa per fare gli scontrini, la lampada per illuminare, insomma, ciò che espone e poco altro. Un dispositivo di questo tipo gli dà la possibilità di avere tantissima durata, quindi un'autonomia molto lunga di diverse ore, e quindi non fare nemmeno rumore all'interno di una struttura. Immaginatevi tanti gruppi elettrogeni, che rumore, che puzza, eccetera. Con questo si può utilizzare senza problemi, oppure chi volesse, come nel mio caso, fare delle incisioni con l'incisore laser in esterno, portando questa riuscirei ad alimentarlo senza problemi. Lo stesso per esempio per la scansione 3D. Può succedere di dover fare una scansione 3D di qualcosa che sia in esterno, che non si possa portare all'interno, per esempio un'installazione fissa. Allora in quel caso si porta una power station di questo tipo, si fa la scansione, si alimenta il tutto e si risolve il problema. Si alimenta il computer, lo scanner 3D e tanto altro, ma si può utilizzare anche per diverse attrezzature che consumino di più e richiedono tantissimo. Questa è la spina del mio compressore, quindi la collego. Ok, quindi collego anche questa pistolina, questa è una pistolina per l'aria calda, tutto in corrente alternata. Poi voglio alimentare questa lampada con il cavo USB e da questa parte colleghiamo questo telefonino, sempre con l'USB. Ok, per ora va bene così. Stiamo alimentando quindi questa lampada, stiamo ricaricando il telefonino, adesso accendo il compressore e accendo pure questa. Da questa parte non vediamo nulla perché il display è spento. Ok, adesso il display ci dà 11 minuti rimanenti perché la batteria è solo al 30%. Stiamo fornendo 1459 watt in uscita. Allora ragazzi, ci siamo resi conto di come funziona. Vi faccio sentire pure la ventolina, si è spenta. Quando ha bisogno di regolare la temperatura, in autonomia si accende la ventolina. Comunque, stavo dicendo, come vedete, ci dà la possibilità di alimentare addirittura 1500 watt senza nessun problema. E stiamo utilizzando solamente quella di sopra, non sto utilizzando la batteria extra. Quindi riusciamo ad avere tranquillamente tutta questa capacità. Ancora ci sono i telefonini collegati. Come vedete, siamo passati da 10 minuti a 15 ore. Effettivamente non è normale che si debba alimentare qualcosa che assorba così tanto. Come ho detto poco fa, nel caso in cui si utilizza qualunque altro dispositivo che assorba poco, 100, 200, 300 watt, abbiamo diverse ore di utilizzo. Adesso abbiamo la batteria al 30%, quindi è normale che mi indicava pochi minuti rimanenti. Se avessi avuto la batteria carica, avrei avuto ancora più autonomia. Ma se avessi avuto la batteria scarica, sapendo prima che dovevo esporre, comunque mi sarebbe servito, in 50 minuti sarei arrivato all'80% di ricarica. E in un'ora sarei arrivato, in 80 minuti, scusatemi, sarei arrivato al 100%. Quindi dei dispositivi che ricaricati, per esempio, come ho detto poco fa, con un pannello solare, considerando il fatto che si possono utilizzare anche mentre sono alimentati dal pannello solare,
possono essere anche un aiuto valido per abbattere i consumi a casa, perché avendo più di uno di questi, che ovviamente costano, ragazzi, non sono regalati, però col tempo a poco si può recuperare, soprattutto con i prezzi che ha ora la corrente elettrica e che a quanto pare debbano aumentare ancora, io non so dove dovremmo arrivare, ma sorvoliamo. E con questo dispositivo, con questo tipo di dispositivi, sicuramente si può riuscire ad abbattere. Se avete la possibilità di installare dei pannelli facendo un investimento iniziale, avrete qualcosa che in casa vi può ridurre il consumo, ma che vi dà la possibilità, se ne avete bisogno, anche di trasportare la corrente ovunque e avere un'indipendenza energetica in locali dove non c'è la fornitura elettrica, oppure dove c'è la fornitura elettrica, non consumando quella del gestore, ma affidandoci a qualcosa di questo tipo, e in esterno trasportandola con facilità. Adesso guardiamo pure i manuali di istruzioni. Ragazzi, come vedete, EcoFlow cura tutto, dall'estetica, perché effettivamente sono belli. Un dispositivo di questo tipo non dà quell'impressione brutta come potrebbe essere, a parte il rumore, la puzza, eccetera, eccetera, di un gruppo elettrogeno. Questi sono pure belli da vedere, il design, il colore, la finitura, il display e tanto altro. Ma anche nella confezione, guardate, tutto curato per bene con queste scritte così, effetto metallico, tinta su tinta. I manuali di istruzioni sigillati. Guardiamo anzi il manuale di istruzioni, guardiamo alcuni dettagli, così vi leggo pure le caratteristiche tecniche. Mentre apro la confezione, ci tengo a dirvi che anche nella parte bassa comunque ha dei pedini antiscivolo che lo tengono ben stabile sul ripiano, quindi nel caso in cui siamo in esterno, magari in un'esposizione, temiamo che qualcuno possa colpirlo e farlo cadere. Ragazzi, sono ben stabili, anche colpendoli, ecco, con tanta forza si muovono di pochi millimetri, altrimenti rimangono al loro posto. Qua c'è una guida rapida per quanto riguarda l'alimentazione con i pannelli solari. Qua invece abbiamo, questo è un altro dispositivo molto interessante, questo funziona a benzina, è praticamente un gruppo elettrogeno, però bellissimo da vedere, guardate, sembra un carro armato. Chissà se lo proverò mai. Comunque, e qua abbiamo il manuale di istruzioni, scritto anche in italiano, con tutte le indicazioni di utilizzo, tutto ciò che ci serve per poterlo utilizzare correttamente. Quindi qua, subito, nella prima pagina abbiamo la scheda tecnica, le specifiche. Il peso netto è 12 kg, come vi dicevo. Le dimensioni sono 400 mm x 211 x 281. Si può collegare tramite wifi oppure tramite bluetooth, e vi farò vedere anche rapidamente l'applicazione, perché già vi ho fatto una recensione nella quale vi ho fatto vedere un po' tutto. Poi abbiamo quattro prese sciuco con un'onda sinusoidale pura, quindi 1800 watt in totale, con una sovrattensione di 2700 watt. Le prese USB che vi ho fatto vedere poco fa, la presa tipo accendisigari per automobile 12,6 volt, 10 ampere, invece le due uscite 12 volt che troviamo a fianco sono sempre 12,6 volt, ma 3 ampere. La ricarica, come vi dicevo poco fa, può essere o rapida, quindi una ricarica che ci permette di ricaricarla in poco tempo, oppure possiamo anche gestire una ricarica un pochettino più lenta, ma possiamo tramite applicazione gestire anche quale ricarica massima dare e quale ricarica minima. Adesso è sotto carica, come vedete abbiamo in ingresso 1200 watt, quindi ci permette di ricaricarla in modo rapido, perché nelle impostazioni è impostato con questo tipo di ricarica, ma potrei anche gestire quanto deve avere in ingresso, quindi limitarlo e avere quindi anche una qualità migliore della batteria. Come vedete in alto c'è anche questa icona di questa ventola che gira, scusate, non ci sono alcuni difetti e problemi di messa a fuoco. Comunque, ci sta a indicare che la ventola si è accesa, come sentite dal rumore, queste sono le prese d'aria, e che quindi si sta autoregolando anche per quanto riguarda la temperatura in fase di ricarica. Allora, ragazzi, ho aperto l'applicazione che già vi ho fatto conoscere e adesso sta aggiungendo i nuovi dispositivi. Quindi mi collego, sta facendo l'associazione, come vedete, semplicissimo, con un paio di tap sul display riusciamo ad aggiungere appunto nella nostra applicazione tutti i vari dispositivi che possediamo. Quindi aspettiamo che finisca, già è finito il secondo passaggio, adesso è al terzo step. Ok, fatto. Quindi dove devo cliccare? Da questa parte. È cambiata anche l'applicazione, c'è stato un aggiornamento. Anche nella pagina principale troviamo delle differenze rispetto a quando vi ho fatto vedere il video l'ultima volta. Quindi abbiamo i due dispositivi che adesso sono offline e questo che è quello in questione. Adesso possiamo vedere appunto la percentuale di ricarica, il tempo rimanente, la temperatura 27 gradi corrisponde alla temperatura ambientale. Possiamo gestire per esempio la velocità della ricarica, cliccando su questa vocina possiamo scorrere con il dito e quindi variare da 1200 watt al massimo, 200 watt il minimo, e rilasciando adesso mi darà pure un segnale acustico.
Ok, quindi la possibilità di gestire l'X-Boost per quanto riguarda la ricarica rapida, il livello di carica scarica, quindi possiamo gestire la percentuale entro la quale deve iniziare a ricaricarsi ed entro la quale deve interrompere la ricarica. Io per ora ho lasciato dallo 0%, quindi da scarica, fino al massimo della sua carica, ma possiamo gestire eventualmente, se decidiamo che deve ricaricarsi arrivato ad una certa percentuale, avremo sempre la sicurezza che il nostro dispositivo non arriverà mai a scaricarsi completamente, perché ripartirà automaticamente, quindi si caricherà mantenendola nel range che decidiamo. Abbiamo anche la possibilità di gestire anche per quanto riguarda la corrente continua, insomma tantissime impostazioni, davvero molto comodo, un'applicazione nuova, aggiornata, un pochettino più moderna con questo sfondo nero. E ragazzi, hanno curato l'estetica anche dell'applicazione, ma quello che a noi interessa è che abbiano dato un prodotto che effettivamente è facile da trasportare, che abbia una buona capacità che ci permette di diventare praticamente vero il 90% di ciò di cui abbiamo bisogno. Come avete visto, 1500 watt senza nessun problema. Ovviamente vi lascerò tutti i link per poter vedere il prodotto sul sito internet, eventualmente se riesco anche un codice di sconto. A questo punto non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere anche mi piace cliccando qua giù sul pollicione all'insù, cliccate sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!